No, sto bene, diciamo che è stata più un'uscita precauzionale perché in settimana avevo avuto un problema allo psoas, avevo avuto diciamo un blocco, un indurimento e in partita purtroppo mi è ricapitato e ho avuto un po' paura diciamo di peggiorare la situazione, di farmi male, quindi ho preferito evitare di avere ulteriori problemi. Comunque farò qualche giorno di differenziato, ma mercoledì dovrei essere con la squadra. Era venuto a vedere mio papà, quindi diciamo che volevo condividere la gioia con lui perché sicuramente è un'emozione che andava condivisa con la mia famiglia. I ballottaggi ci sono sempre durante la settimana, quindi è ovvio che non si sa mai con certezza chi gioca. Comunque io sapevo che qualora fossi stato chiamato in causa dovevo farmi trovare pronto. Quindi ho seguito i consigli del mister di attaccare il secondo palo, di attaccare, di riempire l'area e ho trovato il mio primo gol tra i professionisti e questo mi ha reso molto, molto orgoglioso. Io accetto sicuramente le scelte del mister, è lui che decide, è lui che sa come dare una mano alla squadra. Guardando oggettivamente la situazione, le prestazioni buone, venivano fatte anche inizio campionato. Avevamo difficoltà di risultato, di sbloccare la situazione, di fare gol. Adesso diciamo che nell'ultimo periodo i risultati ci stanno dando ragione, quindi vuol dire che il lavoro che svolgiamo è ottimo e dobbiamo proseguire su questa strada. Secondo te è possibile centrare i playoff anche quest'anno? Ma io penso assolutamente di sì, perché comunque siamo una squadra forte. Ogni partita penso che abbiamo dimostrato di poterla vincere, non c'è mai stato nessuno che ci ha dominato sul piano del gioco nei 90 minuti, quindi perché no? Però ovvio, a dirlo adesso sarebbe troppo, troppo presto.